Quante volte entrando al supermercato siete stati presi dal trip del sale, da quell'indecisione di quale sale mettere nel carrello? Avete di fronte due strade. La prima vi porta a questi sali orientali, questi sali esotici, costano tanto, la confezione è piccola, il colore del sale magari è intrigante, ma poi alla fine dal punto di vista gastronomico può essere una curiosità, ci possiamo togliere lo sfizio. E l'altra strada invece è quella di optare per il sale marino italiano, che è il nostro sale prodotto in Italia ed estratto naturalmente dalle saline. L'Italia è uno dei paesi che ha delle saline strepitose, soprattutto in Sicilia, nel Mar Adriatico, in Puglia e in Romagna. Allora, qual è il problema? Noi siamo entrati nei supermercati italiani e siamo andati a curiosare, a vedere quali sono i sali che principalmente troviamo negli scaffali. Ebbene, abbiamo guardato le etichette, perché spesso quando facciamo la spesa non sempre le guardiamo, l'etichetta va sempre vista con molta attenzione e abbiamo scoperto cose interessanti. Questa confezione sicuramente la riconoscete, è in tantissime cucine italiane, è un sale di Sicilia. Poi però, se andiamo a vedere bene la confezione, l'etichetta, c'è scritto che è un sale estratto dai giacimenti salini del sottosuolo siciliano. Che vuol dire? Vuol dire che non è un sale marino, ma è un sale di un giacimento. Da Carrefour, invece, troviamo il sale marino delle saline del Mar Mediterraneo. Fateci attenzione, le saline del Mar Mediterraneo è una dicitura che viene spesso usata. Parliamo di gemma di mare. Guardate che bella confezione, c'è una bandiera tricolore, Compagnia Italiana Sali, e addirittura scelto dall'Associazione Professionale Cuochi Italiani. Tutto molto bello, poi si va a vedere la, diciamo l'etichetta, origine Mar Mediterraneo. Allora a me viene un dubbio, se c'è la bandierina italiana, perché non hanno specificato che viene dalle saline italiane? Alla Conad invece troviamo questo sale. Da dove proviene? Vediamo un po'. Sale provenienti da giacimenti sotterranei. Non è quindi un sale marino. Proseguiamo. Alla Coop troviamo il sale marino iodato protetto grosso. Protetto da cosa? Non lo sappiamo. E sale 100% italiano, però io sono stato 5 minuti a cercare qualche notizia in più, magari volevo sapere se proveniva dalle saline siciliane o da quelle pugliesi e non l'ho trovato. Qui a mio avviso la confezione è un po' diciamo imprecisa. Proseguiamo. Da Panorama, il gruppo PAM, troviamo sale marino iodato grosso. Origine Mar Mediterraneo. Anche qui non viene specificato se le saline sono italiane o ad esempio le saline del Nord Africa. Ed infine nei discount trovate questo, stessa storia, sale mare, sale marino fino, l'origine è il Mar Mediterraneo. Anche qui ci lasciano nel dubbio. Perché io preferisco usare il sale marino italiano? Per tutta una serie di motivi. In primis, il nostro sale, le nostre saline non hanno nulla da invidiare ai prodotti analoghi nel resto del mondo. Due, mi piace far circolare i miei soldi all'interno dei territori nazionali. Mi piace aiutare le aziende italiane. Tre, ho la certezza che il sale marino italiano di queste saline è estratto naturalmente. Quattro, so come trattano i lavoratori, li trattano bene. Cinque, so che il sale marino italiano è naturalmente ricco di oligoelementi. Che sale marino italiano 100% si trova nei supermercati italiani? Quale sale marino estratto dalle nostre saline orgoglio italiano? Questo, ad esempio, Cuor di Mare Grosso, è un sale marino extravergine 100% italiano. È un sale che rispetto agli altri ha sicuramente maggiori proprietà nutrizionali. È naturalmente ricco di oligoelementi. Ricordiamo che il sale fa benissimo, ad esempio, a tutti i malati di tiroide. Da Auchan si trova il sale marino grosso iodato, anche questo viene estratto dalle saline italiane, c'è scritto ben specificato nelle etichette. Ed infine, se ci spostiamo in Romagna, sempre sulla sponda del Mar Adriatico, c'è il famosissimo sale di Cervia, che a mio avviso non ha nulla da invidiare ai tanti decantati sali di Maldon o il sale di Cipro. Secondo me questo regge benissimo. La prossima volta, quando entrate al supermercato, sappiate che avete due opzioni, fare un acquisto a casaccio e fare un acquisto mirato. Ricordate, un consumatore consapevole che sa quello che sta acquistando è un consumatore migliore, che mangia meglio e soprattutto soddisfa le persone per le quali cucina in maniera sicuramente maggiore. Detto questo, ora noi vi salutiamo, ci andiamo a grigliare questa bistecca e ovviamente lo facciamo col sale marino italiano. Ciao a tutti!